Prima che la fede sradicasse superstizioni e riti pagani, a Willow Tree vi era un'usanza antica, perpetuata per tradizione, risalente a epoche lontane, tollerata e accettata nonostante violasse uno dei comandamenti di nostro Signore: non rubare. Sino a 5 anni or sono, durante la festa di San Venerio, era costume che i giovani che lo desideravano affrontassero una prova di valenza, di valore, per poter essere considerati uomini adulti, potendo così partecipare alle decisioni del villaggio, guadagnare il diritto di chiedere in sposa una fanciulla e di essere ritenuti protettori del paese. Tale prova consisteva nel furto di un capo di bestiame, del quale i fanciulli si sarebbero presi cura per un mese intero, prima che l'animale ricomparisse nella stalla del proprietario a cui era stato sottratto. Nessuno avrebbe mai denunciato il furto e punito i colpevoli, riconoscendo in tal misfatto la prova di valore. Tutti ricordano l'ultima valente impresa compiuta a Willow Tree. Edmund Houghton rubò l'ultimo maiale agli Aronson. Lo riportò un mese dopo, ancora più grasso e ben pasciuto, in segno di dileggio, attirando le ire della famiglia offesa. Si credeva che con questa impresa si invocasse Valente, lo spirito antico del coraggio, del valore, uno spirito protettivo, ma che sapeva divenire feroce e sanguinario. Era una tradizione che, come la magia, oggi è andata perduta. Evocava emozioni intense e intorno ad essa nascevano miti e leggende.